Montecorice, provincia di Salerno, prima edizione di La magia del Natale a Montecorice. Come ti chiami? Giuseppe. Amedeo. Allora, cosa, di dove siete? Di qua? Io sono di San Nicola a Mare. Ah, San Nicola a Mare? Anch'io. San Nicola dove si trova? Qui? Qua è un porto, un piccolo porto turistico di Agnone Cilento. Ah, perfetto. Allora, cosa ne pensate di questa iniziativa? Queste feste, queste cose. Che è una bella iniziativa, visto che qua ci sono poche cose per noi giovani, ogni tanto è anche bello fare qualche festa. È una bella serata, è una bella organizzazione. La prima volta che è stata fatta una cosa del genere qui a Montecorice. Sì. Guardi, una festa molto bella, molto particolare, come ha detto lei, la prima volta. Purtroppo c'è stato vento, freddo, e il fatto che sia stata spostata un poco frenato la gente, in quanto anche nelle altre frazioni ci sono altre feste. Però è un inizio, un ottimo inizio, e speriamo si ripeta, perché è davvero una bella iniziativa. Ma cosa degusterai lungo il percorso, perché ci sono tante specialità? Allora, la pizza fritta sicuramente, e poi la pasta e fagioli e cozze, che da molto che non la mangio e quindi ho voglia, ma è tutto buonissimo, quindi... Memoria, la prima in assoluto qua a Montecorice che si organizza, insomma i giovani hanno organizzato le attività del paese, si sono riunite e hanno organizzato questa bella piccola manifestazione e ci sta un sacco di gente, mi fa molto piacere. E come va questa, diciamo vista l'anteprima, come va questa prima edizione? Diciamo che sta andando benino, hanno risposto un po' tutti, il problema è stato il brutto tempo, sia per il vento e il freddo anche, e purtroppo ci dobbiamo adeguare, combattiamo come al solito e cerchiamo... Vabbè, la prima puntata va bene, prima edizione. Senz'altro, siamo soddisfatti per tutto quello che abbiamo fatto, siamo riusciti a fare, abbiamo creato una situazione che miglioreremo sicuramente nel tempo. Ma diciamo, come prima edizione non è andata male, nonostante il maltempo, la gente comunque è venuta dagli altri paesi, anche da Santa Maria, Acciaroli, Casalvelino, quindi diciamo, nonostante poi una seconda ondata di maltempo... Visto anche Agropoli, qualcuno anche da Vallo anche è venuto. Forse l'hai visti meglio tu che io che stavo al lavoro, quindi... Difficoltà soprattutto economiche, perché noi ragazzi ci siamo... autotassati per comprare sia l'albero che è presente qui nella piazza di Montecorice e anche gli stand li abbiamo costruiti noi con l'aiuto del falegname del paese e quindi abbiamo organizzato una lotteria per promuovere economicamente tutto questo evento.